Non vi presento i musicisti perché tanto li conoscete tutti quanti, siamo tutti familiari. E partiamo con questa serata, speriamo di essere apprezzati, ma soprattutto cerchiamo di divertirci. Non fate caso agli errori perché quelli ci saranno sicuramente. Grazie. Allora, il primo brano è un brano di Clapton che tutti quanti voi conoscerete e che per anni è stato interpretato in maniera negativa. In realtà, se andate a leggere il testo, è veramente un inno contro gli stupefacenti e contro la droga. Grazie. Sì, ve lo avrei detto tra un pochino. Si chiama Cocaine.
ok. Grazie, vi presento il gruppo. Giorgia Del Vecchio alla chitarra elettrica, The Lawyer Mimmo De Feo, Antonella Romeo alle tastiere. Se avviate una chat con lei non è responsabilità nostra. La nostra grande bassista Lucilla Lioti, il professore Lucio Cappelli e umilmente vostro Andrea De Rosa. Allora, il secondo pezzo è un pezzo che tutti quanti voi conoscete, è un pezzo degli anni 50, riproposto da tantissimi artisti in tutte le versioni, jazz, rock, pop, in tutte le versioni. In questo caso faremo nella versione fatta da B.B. King nel 1977. The thrill is gone.
Allora, il terzo brano è un brano che conoscete tutti quanti, anche Margot penso lo conosce. Ed è un brano bellissimo perché affronta la tematica della rivoluzione sotto il profilo dell'amore. Siamo a Berlino, negli anni 70, e c'è un grande artista che peraltro quando veniva a Roma soggiornava a Lord Byron, a pochi metri da qui, che è David Bowie, e si incontrò con Brian Eno per scrivere questo pezzo. E lo studio di registrazione era sotto il muro. Siamo prima del 1980. E un brano veramente bello in cui immagina questi due fidanzati che sventano le mitragliate dandosi un bacio. I say, I say.
Bene. Bene, allora ora passiamo ad un ulteriore brano, un brano dei Beatles scritto da Harrison, ed è un brano un po' particolare perché in realtà è un brano in cui lui ha questo rapporto stretto con la chitarra. Quindi godetevelo tutto. While my
Grazie, prima di passare la palla al professore volevo ringraziare pubblicamente Andrea Grossi che ci segue con grande impegno e grande pazienza da quasi 2 anni a orari improbabili dentro una cantina improbabile e quindi grazie davvero Andrea. Soprattutto un grande pazienza. Sì, salsa. Allora, buonasera. Abbiamo fatto questo cambio di scena, ma diciamo il nostro piccolo concerto va avanti. Allora, la prossima canzone fa parte di un album uscito nel 1979, il secondo album dei Dire Straits, che passa un po' diciamo sotto silenzio, compresso com'è fra l'album d'esordio che contiene Sultan of Swing, che insomma è un pezzo che da solo giustifica una carriera, e l'album successivo che è appunto Making Movies, che contiene brani come Channel of Love e Romeo and Juliet, che verranno poi presentati anche a Sanremo, e quindi i Dire Straits diventeranno popolarissimi anche in Italia, come li chiamava Cecchetto, i Dire Straits, quindi quello sarà il nome con cui un po' gli italiani si porteranno appresso questo gruppo. Ecco, in quell'album però del 79, a mio avviso, c'è una perla che resta per me il brano che amo di più dei Dire Straits, e credo che poi col mio amore ho contagiato anche il resto del gruppo, perché appunto l'abbiamo inserita nel nostro repertorio. Il brano si chiama Where You Think You're Going. Where you think you're going? Don't you know we're stuck outside? Where you think
Allora, grazie. Intanto presento il brano. Il prossimo è un brano dei Pink Floyd, forse sicuramente fra i più famosi, Wish You Were Here. Come sappiamo, il brano che dà il nome all'album, uscito nel 75, dedicato a Syd Barrett, no? Il pazzo diamante, il Crazy Diamond, a cui viene dedicato poi il brano di apertura di quel magnifico album. Quindi, Wish You Were Here. Thank you.
grazie, grazie davvero. Il prossimo è un brano dei Beatles, un altro brano dei Beatles, è il brano che apre l'ultimo album dei Beatles, Abbey Road. È un brano scritto da John Lennon prevalentemente, anche se McCartney ha aggiunto cose importanti come le linee di basso, il pianoforte, insomma è diventato un brano iconico naturalmente dei Beatles. Ci sono tanti aneddoti che potrei raccontare, ma dico solo che è l'unico 45 giri che esce per i Beatles dopo che è già uscito l'album. E questa è una cosa appunto che non era mai avvenuta, anzi normalmente i 45 giri dei Beatles non venivano poi riproposti sui 33. E quindi ecco, questa è una cosa doppiamente, diciamo, particolare. Quindi Come Together. Allora, chi ama Neil Young sa che ne esistono tanti di Neil Young. Esiste Neil Young folk, quasi country, che ne so, dei dischi Harvest, After the Gold Rush. Esiste un Neil Young anche molto dolce, quello di
Lotta Love, Comes a Time, ecco, il disco era Comes a Time. E poi esiste un Neil Young dall'anima fortemente rockettara, che è quella che di norma si esibisce con i Crazy Horse. Bene, noi il brano che presentiamo stasera è decisamente di questa terza, diciamo, o quarta famiglia, quella con l'anima più rock, e lui dedicò questo brano ad una ragazza incontrata, appunto, come racconta il testo, in un bar. Io, col permesso della band, dedico questo pezzo alla mia bimba, a Margot. Il brano è Come un uragano, Like an Hurricane. We'll be right back.
per fortuna potremmo dire. Performance con un altro brano dei Pink Floyd, è un brano di The Wall, uno dei pochi scritti oltre che da Waters anche da David Gilmour, è Comfortably Numb. Dopo chiediamo il visto, sai? Ovviamente, ma non a noi! Is there anybody out there? Corner of my eye.
Grazie, grazie davvero, grazie. Quale? Sulle... Dai, ma quale? La stessa di prima. No, ah, l'unica che ti ha la chitarra. Scusa, ma è un fatto di ospitalità. Va bene, faccio medaglia assenza. Alza il volume però, che si sentiva poco. Sì, sì. Ma quando dei concerto allora? Lui? Sì, ma vogliono Grande prof, un applauso al professore. Understand the changes.